Life's a reckling and dance. Something is needed, such wisdom and tight as a string you might use when you fly in a kite. Chin chimani chin chin, chiri chin chin. Per sempre. Bene, buona fortuna allora. Tata Katie. Gonna write a song, easy, tiny wonder. Chose to run a nanny, I keep drawn in blanks. Do you really think I made another blunder? Would not I just say to Mr. Banks? George, dear, I feel so bereft, dear. Another nanny is left, dear. Every nanny goes. We are unlikely, I suppose. We are never going to find the perfect nanny. Sciocchezze! Precision and order, that's all that I ask. The running of a household, a straightforward task. The children, the servants, they all adore me. I remain the sovereign of Cherry Tree Lane. Win, la verità è che tu hai assunto 6 governanti negli ultimi 4 mesi e sono state tutte un inqualificabile disastro. A nanny should govern, a nanny should rule. A nanny is a paragon who suffers no fool. A nanny is a steward, our children would be. By having such a nanny in Cherry Tree Lane. Naturalmente, Zorma. So take control of situations. Show your authority when interviewing staff. You know your rule, they know their stations. Efficiency and thought of cut the jobs in half. Cappello, per favore. Pensavo che la governante Katie sarebbe stata rigida con i bambini. Sembrava così seria. Win, tu confondi l'efficienza col mal di fegato. Clear thinking, sounds on man. That's how to advance. Then things run like clockwork. Leave nothing to chance. When nannies go missing, the answer is plain. Our children must be monsters. Oh, how to be the monster in Cherry Tree Lane. Oh, se soltanto potessimo trovare qualcuno come la nostra vecchia governante. Temo non sia possibile, cara. Poche donne al mondo possono competere con Miss Andrew in quanto a efficienza. Per cui credo che non troveremo mai qualcuna del suo calibro. Precision and order, we was nothing less. It's like an army barracks. Yes, I'm waiting the mess. No wonder the nannies are driven insane. We're living in the madhouse. In Cherry Tree Lane. Mi è venuta un'idea. Mettiamo un'inserzione sul giornale affermando che Michael e Jane Banks richiedono la migliore governante e con uno stipendio il più basso possibile. Babbo, abbiamo scritto noi l'annuncio sul giornale. Cosa? Oh, George, dovresti ascoltarlo. Cerchiamo una babysitter per 2 adorabili bambini. Adorabili? Credo che questo sia opinabile. Ma che impertinenza! You must be kind, you must be witty, very sweet and very pretty. Take us on and give us treat, sing songs, bring sweet. Questo è impossibile. Never be cross or cruel, never give us a castle or cruel. Questo è impossibile. Love us as a son and daughter, and never smell of fairy water. E questo io? If you want school and dominate us, we will never give you cause to hate us. We want us a spectacle so you can see buzzards in your bed or pepper in your tea. Harry, nanny, many thanks, sincerely, Jane. Banks.
Ne ho abbastanza di queste sciocchezze per oggi. Potresti andare di sopra e lasciarmi lavorare, per favore? I might have guessed. The wind is blowing, and it's some hastily he's bound to bring a cheer. I'm underdressed, the must be going. Portatemi il resto, la valigia per favore, o farò tardi. Grazie, Mrs. Brie. Precision, hand order, that's all that I ask. The running of the household, a straightforward task. The children, the servants, they all order me. The sire remains the sovereign, lavorare sempre al meglio. You remain the sovereign. Sarò di ritorno alle sei in punto. You remain the sovereign. On cherry tree lane. C'è una fila di governanti lì fuori, devo farle entrare, Mr. Banks. Certo, Mrs. Brill. Chiama pure la prima aspirante. È lei il padre di Michael Jane Banks? Dico bene? Ho detto lei il padre di Jane e Michael Banks? Avrà portato delle referenze, non è vero? Io per principio non do mai referenze, sono usanze all'antica. Beh, questo sarà da vedere, non le pare? Allora, vediamo i requisiti. Punto primo, che sia buona e paziente. Io non mi arrabbio mai. Punto secondo, sempre allegra, lo sono sempre. Punto terzo, dovrà giocare. Sono certa che i bambini troveranno i miei giochi molto divertenti. Un momento. Quel foglio dove l'ha preso? Ero convinto di averlo strappato. Punto quarto. Sempre gentile. Io sono gentile, ma anche severissima. Ero sicurissimo di averlo strappato. Quel foglio... Insomma, lei è George Banks, sì o no? E ha messo l'annuncio per una governante, sì o no? George Banks, sì. Benissimo, allora. Permetto una domanda. Non si sente bene? Io? Sì. Beh, veramente... Veramente non lo so. Ed ora per il mio salario, l'annuncio su questo punto è piuttosto oscuro. Piuttosto oscuro? Dobbiamo essere molto chiari su questo punto. Molto chiari, sì, molto chiari. Vorrei avere ogni secondo lunedì del mese libero. Certo, secondo lunedì, sì. Ripensandoci, forse sarebbe opportuno un periodo.